E questa è Piazza del Ferrari, comincia di qui in pratica il viaggio attraverso i cantieri della Genova che sta cambiando in vista del G8 di tutta la delegazione dei giornalisti che questa mattina è stata a Palazzo Tursi. Vedete alle mie spalle la fontana rinnovata di Piazza del Ferrari con i giochi d'acqua, ma naturalmente sullo sfondo anche tante ruspe, tanti lavori, tanti cantieri aperti. Naturalmente la domanda che tutti si pongono è se entro domani sera alle 21:15 c'è la grande festa in onore della fine dei cantieri, sarà tutto pronto. E questo è il grande interrogativo che tutti si pongono, ma anche il sindaco di Genova ha detto prima sostanzialmente che tutto sarà perfettamente in regola sia per la festa che per il G8. E dopo qualche difficoltà eccoci all'interno della piazza. Le siepi in acqua, una su tre, sono aperte, ma tutto attorno sono muratori, martelli pneumatici, gru, pale e picconi. Tra tante ipotesi e scommesse sulla fine dei lavori c'è anche spazio per una polemica. Guardate qui, ecco le vie d'uscita per disabili che portano delle scale. È necessario quindi allungare il percorso. Da Piazza De Ferrari eccoci al Ducale e qui i commenti sono di meraviglia, soprattutto per il Salone del Gran Consiglio che avrà un pavimento incompensato per coprire le migliaia di fili che serviranno per i collegamenti radiotelevisivi che porteranno le immagini del G8 in tutto il mondo, in questa sala infatti che si terranno le riunioni del G8. Anche Silvio Berlusconi di fronte al Palazzo dei Doggi pare abbia esclamato «Beautiful». Quindi via San Lorenzo, l'Expo dove la polvere oscura pura la Palm Beach nostrana e forse anche i cantieri che sono a rilento. Da Piazza del Ferrari, attraverso il Palazzo Ducale, poi giù via San Lorenzo, fino ai magazzini del Cotone dove ci troviamo. Per la verità siamo nel gazebo destinato alla stampa, agli inviati, che saranno davvero tantissimi, oltre 4.000, forse 5.000. Vedete anche alle mie spalle come è stato tutto già organizzato, tutto pronto, telefoni, naturalmente apparecchiatura per trasmettere i vari pezzi, i vari articoli alle redazioni di tutto il mondo. Questo è il centro stampa del G8, praticamente perfezionato.